Il Comune di Cagliari inasprisce i controlli contro i graffiti. Un'ordinanza stabilisce a 50 euro la multa per chi viene sorpreso con la bomboletta in mano e si pensa anche a inasprire le sanzioni per salvare il decoro urbano, ma ci sono polemiche. Muri come taccuini, come blocchi per schizzi di creatività improvvisa, oppure come megafoni per insultare e innamorarsi. Cagliari va ai ripari contro i graffiti e le scritte vandaliche. Rovinano il decoro urbano, sostengono dal municipio. Si tratta di rimuovere quelle che in larga misura sono dei danneggiamenti. In altri casi sono un esercizio di fantasia che però talvolta produce effetti francamente poco condivisibili. Al problema il Comune ci aveva già pensato 20 anni fa. È dell'89, infatti, l'ordinanza che prevede multe da 50 euro a chi viene beccato con la bomboletta in mano. E la questione sta per tornare in aula, con il progetto Anticipa Campus di usare anche le telecamere per limitare il fenomeno. C'è una grande distinzione tra chi pasticcia e chi comunque ci mette l'anima e cerca di fare il proprio hobby, quello da magari da portare avanti una vita. Io sono d'accordo col bastone e carota, ecco, l'importante è che ci sia la carota, perché se andiamo avanti solo a bastone non penso si otterranno grandi risultati. Il pugno di ferro vale però solo in alcuni punti in città. A Cagliari una squadra di bianchini è a disposizione del comune tutti i giorni dell'anno e nel 2008 ha ripulito una cinquantina di palazzi. Non però che tutte le strade vengano passate al setaccio, sono censurate con tinta bianca scritte offensive contro la chiesa e i politici e quelle sui muri dei palazzi simbolo. Per gli altri non resta che al cittadino armarsi di pennello e bidone di vernice.